Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parliamo di avanzi. Il vino dovrebbe essere un po' come il maiale, non si dovrebbe buttare via nulla. L'abbiamo anche già visto nelle puntate dedicate alla vinificazione. Abbiamo visto che nel processo effettivamente nulla del vino viene scartato, ma ahimè purtroppo può capitare, una volta aperta una bottiglia, che rimanga quel fondo, quel goccio, quell'ultimo mezzo, un terzo di bicchiere che non riusciamo a bere. Vuoi perché è troppo poco, oppure perché non l'abbiamo adeguatamente conservato e quindi si è un po' alterato nel suo gusto. Come possiamo fare per riutilizzarlo? Bene, questa puntata vuole darvi qualche suggerimento. Ovviamente alcuni di questi li ho testati personalmente, quindi ve ne garantisco sulla efficacia, altri li ho recuperati un po' qui e lì su internet, quindi magari vi invito a provarli e a testarli se sono effettivamente efficaci. Allora, come prima nozione che vi voglio dare, sicuramente c'è il fatto che il vino, una volta aperto, purtroppo tende a degradare nel tempo. Questo l'abbiamo già visto in altre puntate, deriva dal contatto con l'ossigeno. L'ossigeno purtroppo è un nemico del vino, porta all'ossidazione, che comporta sia alterazioni nel colore ma soprattutto nel gusto e nell'aroma del vino. Quindi sicuramente, se dovete conservare il vino, che avete una bottiglia che avete appena aperto, per più giorni, lasciarla aperta fuori dal frigo rappresenta sicuramente la soluzione peggiore. In questo caso potrete mantenere il vino non più di 2-3 giorni, dopo comincerà, ahimè, ad avere delle alterazioni, a meno che non si tratti di vini particolari che possono resistere qualche giorno in più. Però sui 2-3 giorni, diciamo, parliamo della media dei vini, diciamo, più commerciali o comunque più da pasto. Quindi che cosa possiamo fare? Sicuramente un modo buono per conservare una bottiglia una volta aperta è metterla sia aperta ma in frigorifero. Infatti il freddo rallenta questo processo e quindi conserva un po' di più la nostra bottiglia. La seconda alternativa è comprare gli appositi tappi ermetici, quindi che riducono l'entrata dell'aria, oppure ancora di più, se vogliamo essere un po' più sofisticati, comprare quei tappi che ormai adesso ci sono in commercio, che creano il sottovuoto. In questa maniera, andando a togliere l'ossigeno e facendo quindi il sottovuoto all'interno della bottiglia, non permettiamo l'ossidazione. Ecco, questi sono tre consigli che vi voglio dare per conservare al meglio il vostro vino una volta aperto. Ma ahimè, se una volta lasciato aperto dovesse, tra virgolette, andare a male, o meglio cominciare ad avere dei gusti non piacevoli, oppure è troppo poco, appunto, come dicevamo prima, per berlo, ecco che vi do qualche piccolo suggerimento. Allora, sicuramente il mio suggerimento che vi posso dare è un po' scherzoso, è: non bevete il vino da soli, cercate di berlo in compagnia in modo che le bottiglie finiscano. Ma se non avete una folta schiera di amici per terminare le bottiglie, sicuramente il primo alleato per un avanzo di vino è la cucina. Il vino avanzato è sicuramente adatto per condire dei piatti, sia il rosso che il bianco, che anche, perché no, i passiti o i vini dolci. Ovviamente si abbineranno meglio a determinati piatti. Il vino bianco lo si può utilizzare ad esempio per sfumare il pesce, oppure anche le carni bianche. Il vino rosso sicuramente si presta per la cacciagione o i brasati. E vi do anche un piccolo consiglio: provatelo anche con il polpo, perché con il polpo, con la carne di polpo, anche un vino rosso ha il suo perché. Invece, per quanto riguarda i vini dolci, sicuramente vi consiglierei di utilizzarli per, appunto, fare dei dolci, quindi dei dessert. Sì, e quindi a volte ne bastano anche veramente pochissime quantità, proprio per dare quella spinta aromatica in più al vostro piatto. Altro modo per utilizzare il vostro vino, per, diciamo, riutilizzarlo, eventualmente, proprio per utilizzarlo in cucina, congelarlo in cubetti, come si può fare per il brodo.
per poterlo conservare nel tempo, mettendolo magari in un contenitore del ghiaccio, facendo tanti cubetti, anche il vino può essere utilizzato nella stessa maniera. In questa maniera appunto potrete conservarlo e riutilizzarlo quando vi servirà. Quindi anche questo è un consiglio che vi do, sempre legato alla cucina. Altro metodo per utilizzare il vino, dicono, e qui però chiedo a voi donne che sicuramente ne fate un uso più massiccio di me, è un ottimo detergente per la pelle, aiuta la pelle perché contenendo i polifenoli appunto sono molto utili con effetto antiossidante, quindi si può utilizzare come tonico per il viso. Altro aiuto che può dare, ma anche qui magari va un po' testato, è come smacchiatore. Infatti se il vino rosso, ahimè, macchia e anche pesantemente i nostri indumenti quando ci cade addosso, pare che il vino bianco invece sia molto utile per appunto togliere questo tipo di macchie, perché va a di fatto togliere i pigmenti del vino rosso. Qui magari vi invito a provarlo. Oppure si può utilizzare anche il bianco sempre come sgrassatore, essendo comunque un po' acido, probabilmente, e si avvicinandosi un po' all'aceto, come, non come pH, perché l'aceto è sicuramente un pH, un'acidità più marcata, ecco che si può utilizzare come sgrassatore, quindi un altro consiglio che vi do. Poi infine, come ultimo esempio di riciclo del vino, che però abbiamo visto nella puntata dedicata alla vinificazione, di cui vi lascio qui sopra nelle schede il video, è il suo utilizzo anche per usi diversi dal consumo, quello diciamo degustativo e del palato. Infatti il vino, o meglio le sue vinacce, possono essere utilizzate per produrre bioetanolo e quindi utilizzato come carburante, come combustibile. Già adesso ci sono diverse aziende che fanno questo tipo di attività, recuperando le vinacce e producendo bioetanolo appunto partendo dalle vinacce. Anche questo è un metodo ecologico per recuperare il vino. Bene, spero che questi consigli vi siano utili per appunto riutilizzare eventuali fondi di bottiglia. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito, condividetelo con i vostri amici in modo che anche loro possano conoscere questi consigli e anche loro invitateli a iscrivervi al canale per avere altri video sul tema. Se avete qualche dubbio, qualche perplessità, l'hashtag AskTheWine è sempre a vostra disposizione. Vi lascio come sempre con le solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere. La seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. E la terza è che bisogna bere con moderazione, ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.